Una squadra formata da 12 nomi, nomi dai quali il PD vuole partire per invertire l'andamento dei sondaggi che sembrano momentaneamente affondare il centro-sinistra marchigiano. È avvenuta ieri ad Ancona la presentazione dei candidati del PD Marche alle prossime elezioni politiche, nelle liste uninominali e proporzionali di Camera e Senato. Plurinominali che sembrano strizzare l'occhio ai democratici con posti sicuri per Lo Sacco, Manzi e Curti, ma la preoccupazione più grande sembrerebbe arrivare dalle liste uninominali, con la candidatura nella provincia di Pesaro Urbino per il centro-sinistra di Giordano Masini di Più Europa. Quella che abbiamo messo in campo è una squadra, dal mio punto di vista, estremamente competitiva, che raccoglie le migliori esperienze sia interne al partito e alla politica, sia della società civile. Ci sono esperienze importanti del civismo, penso al rettore dell'Università di Camerino, penso alla presidente della SCIA e anche a Marco Bentivoglio. È una squadra che sicuramente si farà vedere, che riuscirà a ben rappresentare il nostro programma, il programma della coalizione Italia Democratica Progressista. E qui vedo una grande contraddizione però, si parte dalle Marche dicendo che la giunta regionale a Paroli è una giunta modello e poi però si svuota questa giunta e ben quattro candidati provengono dalle file della giunta regionale. Io credo che una giunta appena partita, tutto sommato appena 2 anni, che già cede il passo per occupare i posti a Roma, insomma, non è sicuramente un bel segnale né per le Marche né per il partito che decide di fare questa scelta. Noi partiamo da un programma possibile, un patto di lealtà con i cittadini. Anche ieri Draghi ha bacchettato i programmi meno realizzabili. L'Italia ha bisogno di avere certezze. Il nostro programma è un programma assolutamente fattibile dal giorno dopo. E questo credo che gli elettori lo premieranno. Quello che il centrodestra chiama il modello Marche, che in realtà è un modello piuttosto medievale, in cui le donne non hanno i diritti, non hanno, gli viene negata la loro autodeterminazione, per cui formalmente si dice che si rispetta la legge 194, contemporaneamente si inseriscono tutta una serie di ostacoli perché non sia esigibile per le donne. Questo significa tornare di più di 50 anni indietro, non riconoscere quella che è la realtà, e questo in un contesto in cui la destra a livello regionale aveva vinto le elezioni con promesse di migliorare i servizi sanitari. In realtà, se guardiamo le liste di attesa per qualsiasi prestazione sanitaria, sono aumentate, si sono indebolite tutte le strutture di sanità territoriale, dalle USCA alle guardie mediche, e in questo periodo di pandemia lo abbiamo visto anche in termini di dati, come il sistema sanitario delle Marche rischia di essere più fallace.